due piccoli quaderni che racchiudono il segreto che ha circondato la vita di Gemma Galgani, morta a Lucca nel 1903 all'età di 25 anni, la prima santa stigmatizzata del XX secolo. Un testo semplice, scritto in un linguaggio elementare, ma capace di raccontare un qualcosa di così grande da attirare l'attenzione di milioni di fedeli ancora oggi. E non solo, perché stando a quanto raccontato durante il processo di canonizzazione da molti testimoni, il diavolo stesso si sarebbe interessato a questi quaderni. Gemma vede uscire dalla finestra il diavolo con il manoscritto in mano. E gli dice: guerra, guerra al babbo tuo, il manoscritto è nelle mie mani, il tuo diario è nelle mie mani. Lei avverte subito la zia Cecilia, la quale apre il cassetto, va a verificare e in effetti il diario non c'era più, il quaderno non c'era più. Pagine bruciate, strappate, annerite dal fumo, con impresse sopra le impronte digitali di chi l'ha tenuto in mano. Nel diario ci sono delle impronte digitali che sono rimaste impresse in delle pagine. Come sono rimaste impresse? Sono state rimaste impresse come se una mano sporca di fumo abbia toccato le pagine del diario, per cui sono delle impronte nere di fumo, affumicate. Dopo averlo rovinato, il demonio, costretto da un esorcismo, riporta il libro lì dove lo ha preso. Gemma vede entrare dalla porta il diavolo con il manoscritto, rimetterlo nel cassetto e dice: io lo sto restituendo perché sono stato obbligato a restituirlo, però vedrai in che condizione lo troverai. Perché? Perché rubare un diario e cercare di distruggerlo? La risposta ce l'ha da padre Giovanni Zubiani, rettore del santuario di Santa Gemma Lucca. Immaginava il bene che avrebbe fatto ai nostri giorni, lungo gli anni, a chi l'avrebbe letto, e allora voleva impedire che qualcuno ne traesse beneficio. Oggi la ricchezza di questo scritto è stata riportata alla luce dal lavoro di Marinella Rizzone e Antonino Terzo, che hanno riprodotto in maniera identica all'originale dell'autobiografia, con tanto di apparato scientifico, note critiche, analisi del testo, del linguaggio e della grafia, oltre che da una spiegazione dettagliata dei passaggi biografici essenziali che portarono Gemma alla scrittura di questa sua confessione generale, riuscendo a riportare alla luce aspetti finora poco noti.